Ciao amici, come va? Tutto bene? Spero di sì. Allora, inizio oggi che siamo agli ultimi giorni di gennaio del 2023. Inizio oggi le tre puntate, tre o quattro, adesso non lo so, le chiamo puntate, della preparazione dei piantini da seminare nell'orto a primavera. Io faccio sempre così, ecco, quindi io vi farò vedere come faccio normalmente. Ho inserito nella serie solo quello che ho fatto lo scorso anno, un punto, i germi box, cioè quei contenitori di recupero che io utilizzo per far germinare i semini. Non metto il cavo riscaldante che ce l'ho, ma lo utilizzo per i funghi, ma utilizzo invece la germi box. La germi box, cioè praticamente insomma, faccio germinare, faccio mettere le radichette ai semi che metto per poi interrarli nei vasettini o di plastica o di cartone pressato, riciclato, insomma, o di coccio e quant'altro. Bene, allora passiamo alla prima fase. Bene, inizierò con i peperoncini con due tipi, il classico diavolicchio, eccolo qua, e poi prenderò magari il più bello, eccolo qua, ce ne sono di belli. L'altro che invece è questo qua, voi vedete, è il naso del diavolo, è un peperoncino cileno. Molto molto piccante, molto molto piccante, però è molto bella la pianta, è molto bello il frutto e quindi utilizzerò questo. Benissimo. Allora, prima cosa, che cosa serve? Allora, serve pochissimo, un piatto su cui mettere e sistemare provvisoriamente i semini. Io li metto poi nei vasettini in vetro, un'etichetta di queste adesive per scrivergli la tipologia di semi e poi basta, tutto lì per fare questo lavoro. Allora, con i peperoncini teoricamente dovrei mettermi i guanti, ma a rischio perché con i guanti hai meno aderenza, meno sensibilità e quindi preferisco rischiare, devo ricordarmi di non mettermi le dita nel naso dopo che oppure di sfregarmi gli occhi, se no poi fischio. Ecco, bene, non perdiamoci in ciance. Cominciamo col diavolicchio calabrese. Allora, che cosa faccio? Prima di tutto prendo un pezzo di Scottex classico, eccolo qua. Bene, ne strappo un pezzetto perché tutto intero non è il caso. Quanti ne metto? Vabbè, devi metterne insomma, secondo la tua produzione, quanti ne vuoi sistemare, ecco, a dimora. Se vuoi mettere 20 piantini, meglio metterne sempre 2 o 3. Tu considera che ogni vasettino un paio o 2 o 3 di questi semini bisogna metterli, quindi vuoi farne, che ne so, 10 vasetti, devi avere a disposizione una trentina, ecco. Forse faccio prima a fare così, metterli sopra con il dito. Ecco fatto, una trentina ci sono. Allora, che cosa faccio a questo punto? Benissimo, faccio il pacchettino. Perché in uno Scottex? In uno Scottex perché se ci fosse per caso un po' di umidità o quant'altro, rimane bello asciutto all'interno di questo panno. Dopo averlo messo nel vasettino, prendo l'etichetta adesiva e scrivo diavolicchio. Diavolicchio, so che è quello calabrese. E siamo a gennaio del 23. Tacco, metto l'etichetta
Beh, è una cosa molto semplice, non volevo, te lo faccio vedere proprio perché, per essere pignolo, Gloria dirà sì, è vero, sei proprio pignolo, poi chiudo con il suo tappino, ma se non avete il tappino potete mettere un velo pacche sopra, insomma qualsiasi cosa, e poi sistemo da un'altra parte. Il diavolico è stato preparato, adesso aprirò il naso del diavolo. Qui dovrebbero essercene sicuramente molti di più perché è più grande. Prendo lo Scottex, qui ce n'è altro che 30, ce n'è molti di più, ma voglio metterne qualcuno in più. Il solito pacchettino. Comincio a sentire un pruritino al naso, perché probabilmente la polvere di peperoncino sta entrando anche nel naso, e qui scrivo la stessa cosa. Allora, naso, diavolo, 1/23. Bene, i primi due sono qua, gli altri li farò successivamente, vi farò vedere di volta in volta l'evoluzione in tutti i sensi di questi semi e di questo iter che voglio seguire per piantumare poi in primavera i piantini nei letti rialzati dei miei orti. Ciao a tutti, buona giornata, alla prossima!